ha giocato a scacchi con la morte nel nome di Antonius Block. Il film era Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Questa sera è il candidato più anziano di tutti, è il grandissimo Max von Sydow. Ai microfoni di Alessandra Venezia. The role was like a silent movie. You don't talk a lot. Il ruolo era come quello di un film muto, non parli molto, ma è molto importante. Sì, però parlo, diciamo, parlo tramite la mia scrittura, quindi in un certo senso, dal mio punto di vista, non c'è differenza tra il regista in questo film e una persona che parli in modo normale. Diciamo che parla tramite quello che scrive. È un personaggio che non avevo mai interpretato prima, un personaggio di questo tipo, ed è veramente meraviglioso. Max von Sydow, lo ricorderete anche nel ruolo del killer Joubert dei Tre giorni del Condor, una scena in ascensione con Robert Redford diventata mitica. Questa sera candidato nel ruolo di questo nonno padre, chi ancora non ha visto il film è meglio che non lo sveliamo, ma di questo anziano tutore di un bambino che si esprime solamente con Gianni. È un altro dei grandi esempi di ruoli muti di quest'anno. Sì. Come il cavallo del film di Spielberg. Pure lui non parla, non è come Frenzy il mulo parlante. No, ma hai ragione, perché il rapporto fra l'immagine e il suono e la mancanza di suono e il silenzio. Sono molti film sul silenzio quest'anno, perché da Tree of Life, evidentemente di Artis e Ugo Cabrema, è come se in questa fase di incertezza il cinema... Stavo pensando però che se vincesse di Artis sarebbe il secondo anno consecutivo che Hollywood premia un film europeo, perché l'anno scorso vinse un altro film sulla parola, e dal film sulla parola Il discorso del re bellissimo, a un film sull'assenza della molto parola. Molto bello, solo che quest'anno sarebbe la prima volta che un film francese non anglofono, sarebbe la prima volta in assoluto. C'è una novità sul sondaggio, ma ve la diamo dopo perché ci sono dei nuovi arrivi sul red carpet. A dopo!